Già lunedì Mario Scaramella potrebbe essere dimesso dall'ospedale di Londra dove è ricoverato. Lo fa sapere il nostro Ministero della Salute dopo la visita effettuata questa mattina da due suoi esperti all'University College Hospital. Le sue condizioni sono buone, hanno detto il dottor Greco, capo dipartimento per la prevenzione del Ministero, e la dottoressa Risica, esperta di radioprotezione dell'Istituto Superiore di Sanità. CNN. Poi Mario Scaramella, il contaminato prima moribondo e ora a quanto pare sanissimo, viene dimesso dall'ospedale di Londra e si appresta, forse già stasera, a tornare in Italia. Per il senatore Guzzanti è condannato a morte, per i medici britannici sta bene, per i tabloid inglesi è spacciato, per il Ministero alla Salute italiano verrà dimesso lunedì. E già fino a due giorni fa sembrava in fin di vita. Diceva di avere in corpo una dose di polonio 5 volte superiore a quella che ha ucciso l'ex spia russa Livitienko. Adesso Mario Scaramella, che dice di essere uno 007, ma che è smentito dai nostri servizi segreti, ha lasciato l'ospedale di Londra, sano come un pesce. Sì, io sono in possesso di videoregistrazioni del colonnello Litvinenko che riguardano politici italiani. Dottoressa, abbia pazienza, ho il direttore generale dell'Agenzia per la Salute inglese che è vicino a me e mi deve fare delle comunicazioni. Le chiedo scusa e la ringrazio per l'interesse suo. Possiamo entrare in contatto con lei più tardi, dottor Scaramella? Eventualmente, sentiamoci di nuovo. Grazie, buon lavoro. Va bene, grazie a lei. Io non so se riusciremo a metterci in contatto con il suo assistito più tardi, se questa visita era così urgente o se, ma io lo capisco, insomma, se Scaramella ha preferito non andare oltre con queste sue impegnative, diciamo, ammissioni.